Sicuramente ben venga che adesso qualunque ragazzino dal suo home studio in casa possa fare quei passi, però appunto si va dall'altra parte a perdere un po' quel punto d'incontro, di aggregazione, quindi secondo me questo è poi il motivo per cui in particolare il muretto è andato così bene, perché la gente comunque o gli mancava o non aveva mai sperimentato questa cosa dove vai in un posto e sei sicuro di beccare 100-200 persone che la pensano esattamente come te, sono gasate per la stessa cosa, in un clima tra l'altro super tranquillo ed educato. Scrivo ancora te, c'era L Magazine. Dreamer, bella brother. Come stai? Bene, sono fresco, sto bene, solare, fresco di pubblicazione, positivo, gasato. Ottimo. Le cose stanno andando bene. Dai, scrivo ancora tre, terzo capitolo di una saga. Io sono sempre molto incuriosito dal titolo Scrivo ancora, no? Però all'uno non era proprio scrivo ancora, nel senso che era scrivo. Era scrivo, esatto. Sto scrivendo, che era in divenire. Adesso sei arrivato alla terza parte della saga con un sacco di amici dentro. Contami un po' come è nato il tutto. Vabbè, allora, innanzitutto io sono sempre stato super fan delle saghe di mixtape, quindi, o comunque delle saghe in generale, dai Da Carter di Lil Wayne americani ai quello che vi consiglio di Jimmy Tights in Italia, e quindi ho sempre voluto avere la mia saga di mixtape. Scrivo ancora fu un titolo che accadde proprio perché comunque io sono sempre stato molto produttivo, magari ho fatto pochi album ufficiali, però ogni anno ho fatto l'album in collaborazione con quel rapper, poi il mixtape, poi ho rappato nel disco di quel gruppo, e quindi diciamo che ho un po' la nomea di quello che scrive di continuo e ho deciso di portarla avanti. E quest'anno appunto è uscito Scrivo ancora 3, che è il terzo capitolo della saga, dopo che l'anno scorso era uscito il secondo, quindi insomma abbiamo fatto doppio colpo rapidamente. Questo perché sono uscito da un periodo contraddistinto, come anche per gli altri, no, dal Covid, insomma, particolare tra il 2020 e il 2021, e quindi avevo bisogno di rimettermi a scrivere e non c'era modo migliore appunto di farlo con un mixtape chiamato Scrivo ancora, che ormai è pubblicato su basi inedite ufficialmente, perché purtroppo da un certo punto di vista si deve fare così, però sono molto contento in questa occasione qua, oltre che del livello raggiunto, sperando ovviamente siano d'accordo gli ascoltatori, anche di aver fatto una cosa abbastanza tipica dei mixtape, quindi tanti featuring, sia con persone con cui non era scontato avvenisse, per esempio Inoki, Willy Peyote, Jack the Smoker, sia magari con persone che conosco da più tempo ma con cui non avevo mai avuto occasione di fare un brano, come ad esempio Tiki B, Brenno, Bruno Bug, che fa parte del mio stesso collettivo di freestyle. Beh, che bomba! Tra l'altro mixtape sì, concepito veramente come un disco, beat prodotti e featuring che fioccano. Sì. E featuring di grande qualità, cioè perché sono tutti artisti che hanno pubblicato nell'ultimo anno delle pietre miliari, oppure che hanno preso direzioni diverse. Io sono anche molto curioso di come nasce la collaborazione con un Willy Peyote, no? Che ovviamente sappiamo da dove viene, che background ha e il perché può essere tranquillamente sul tuo disco senza dire cosa è successo. Però nell'ultimo periodo ha preso una strada diversa. Un po' diverso, sì. È più pop, Sanremo, più musica italiana, più scrittura, anche meno rap. Tu un disco che fa del rap la sua cifra. Come mai Willy? Perché avevamo questo pezzo che era Moriremo tutti, ascoltando il cui beat con Simo MS, che saluto, che è manager dell'etichetta Gold Leaves, per cui è uscito il disco, e padre e mentore, lo stavamo ascoltando, abbiamo detto qua ci starebbero alcuni artisti, e tra questi artisti abbiamo detto ci starebbe di brutto Willy Peyote, perché comunque il beat che è prodotto da Yazzie è molto black, molto Mac Milleriano se vogliamo, e l'avevo approcciato anche in maniera un pochino scanzonata con questo tema del Moriremo tutti, e Willy oltre ad essere musicalmente perfetto per una cosa così, lo era anche diciamo stilisticamente, perché lui no, un po' questa cosa del nichilismo che la traccia in maniera simpatica emanava, e io e Willy ci eravamo già incrociate in altre occasioni, ero stato anche ad un suo live quando era venuto a suonare a Trento, quando abitavo ancora lì, allora abbiamo semplicemente deciso di contattarlo, ammetto tranquillamente senza neanche troppe speranze, nel senso che comunque lui gioca in un campionato anche di un certo tipo, non solo dal punto di vista della diversità musicale ma anche proprio in termini di numeri, senza nessun problema ad ammetterlo, almeno per il momento, poi speriamo di raggiungerlo presto. E invece lui è stato anche in ossequio probabilmente alla figura che giustamente ne ha il pubblico, super tranqui, super disponibile, ha ascoltato il pezzo gli è piaciuto e allora ha deciso di partecipare, ci ha mandato la strofa tra l'altro anche in poco tempo, e si è rivelata esattamente quello che pensavo io, ovvero la strofa perfetta per quel pezzo, tra l'altro anche dando ancora di più con dei cantati sul ritornello, è stato proprio
un grande, mi ha fatto mega piacere chiudere questa collabo con lui. Guarda, immaginavo esattamente il discorso svilupparsi così, no? Infatti era una domanda un po' furba, lato mio, perché realmente poi queste collaborazioni sono utili a tutti, perché riportano tutto ad un livello artistico che è espressivo, non diventa più numerico, non diventa più d'immagine, diventa puramente espressivo. E probabilmente tu e lui siete nello stesso viaggio da quel punto di vista, avete una roba da dire, la volete dire nel momento in cui c'è una concomitanza, un punto in comune, lo facciamo insieme. Bello, si fa insieme, per cui è una cosa molto bella. Non è a caso che stiamo parlando di questa cosa qui, in questo posto, no? Che mitologico, usato bene, per Milano. Questo è il Muretto, posto realmente storico dall'inizio dell'hip hop di fine metà, fino agli anni 80 milanese, al giorno d'oggi. E siamo qua con te per parlare dell'adesso del Muretto, che è un posto che vede la scena di chi fa rap, soprattutto improvvisando, trovarsi qui. Com'è nata anche questa cosa? Allora, come tutte le grandi storie, è nata in maniera abbastanza casuale e divertente, nel senso che all'inizio dell'anno scorso, con un po' di ragazzi appunto in parte della scena attuale del freestyle in attività di Milano, abbiamo iniziato a trovarci a casa mia, in zona 9, a fare freestyle, ad allenarci, chi perché voleva migliorare, chi perché aveva tanti eventi in arrivo, però a un certo punto eravamo diventati troppi per un piccolo monolocale, e visto che non voglio essere sfrattato perché mi trovo molto bene nella suddetta zona 9, ho detto: spostiamoci da qualche altra parte. Ci siamo messi lì a pensare e abbiamo detto: dov'è che potremmo andare a Milano a fare freestyle se non al Muretto? Muretto, che ha avuto sempre i suoi alti e bassi, però diciamo che in quel periodo, soprattutto a causa appunto del Covid, che ho citato anche prima, viveva un po' un momento di down, con poche persone e pochi ritrovi. E noi abbiamo iniziato semplicemente ogni mercoledì, cascasse il mondo, piovesse, nevicasse, qualsiasi cosa, alle 9 a beccarci qui a fare freestyle, e abbiamo iniziato a usare i social per trasmettere questa info, no? Quindi ognuno metteva la storia prima di andare, mentre ci stava e tutto il resto. E piano piano, in maniera totalmente naturale, la cosa ha iniziato ad aumentare, le persone hanno iniziato a diventare 10, 20, poi 50, fino ad una sera in particolare, va detto, gli va dato atto di questa cosa, in cui sono venuti a sorpresa alcuni di quei rappresentanti principali del freestyle attuale, che sono passati anche da queste parti in passato, quindi Nerone, Fred De Palma, Enischilla, Ensi, Nitro, Lazza. Sono venuti una sera, c'è stato questo momento mitologico appunto, dove ci sono state quelle battle che tutti avrebbero sempre voluto vedere, ma che per motivi ovvi non si vedrebbero mai ormai, tipo un Ensi contro BLNK, che sono le due leggende di questa cosa qui nelle rispettive generazioni. E però la cosa divertente è che a fare poi le storie gasati per essere stati qui sono stati proprio loro, e quindi a quel punto il movimento è esploso, e adesso ogni mercoledì, quando va male, ci stanno 50-70 persone, quando va bene anche magari un paio di centinaia. E ovviamente la cosa è iniziata a diventare anche spinta sui social, con un relativo profilo. Organizziamo degli eventi, contest di freestyle, ma anche eventi dove si fa una cosa assurda per l'hip hop, che è ballare e basta, che molti se lo sono dimenticati. Ed è proprio bello vedere il movimento proprio culturale che si è creato attorno a questa cosa, perché poi ovviamente con così tante persone coinvolte non ci sono neanche più soltanto i freestyler che vengono per fare freestyle, ma anche gli universitari che passano per ascoltare, che magari scoprono di essere fan del rap grazie a questa cosa qui. È molto bello, perché anche perché è una storia di aggregazione dal vivo, che è purtroppo una cosa che abbiamo perso anche come pubblico e artisti, no? L'artista sta sul palco, fa i suoi pezzi, il pubblico è sotto, biglietto pagato, e si gode lo spettacolo, normale, benissimo. Se l'ha pagato abbastanza, altrimenti è lontano. Però per far crescere qualcosa, vero, super pit sempre, per far crescere qualcosa realmente dal punto di vista culturale ci vuole questa tipologia di scambio. Non è un caso che lo capiscano anche i big, o chi da quella strada ci è già passato e ha capito quanto ha guadagnato, certo, dal punto di vista intellettuale. Ma infatti, no, cosa, secondo me, è uno dei motivi per cui la cosa è andata così bene, anche il fatto che ormai la gente si era abituata ad un mondo, no, fatto di social network, cioè ogni cosa ha i suoi pro e contro. Adesso un ragazzino, quando inizia magari a fare rap o a fare freestyle, si fa l'home studio con 100 euro, pubblica le canzoni su Spotify e magari può diventare il prossimo Kid Yugi, per dire un nome, no? Mentre una volta eri costretto, non avendo questa possibilità, a beccare le persone. Quindi sicuramente ben venga che adesso qualunque ragazzino dal suo home studio in casa possa fare quei passi, però appunto si va dall'altra parte a perdere un po' quel punto di incontro, di aggregazione. Quindi secondo me questo è poi il motivo per cui in particolare il Muretto è andato così bene, perché la gente comunque o gli mancava o non aveva mai sperimentato questa cosa, dove vai in un posto e sei sicuro di beccare 100-200 persone che la pensano esattamente come te, sono gasate per la stessa cosa, in un clima tra l'altro super tranquillo e
ed educato nei limiti di un ritrovo di freestyle. E poi all'aperto, esatto, gratuito, senza tessere d'ingresso, per cui vuol dire anche una grandissima apertura da parte di chi poi questa gente la raccoglie, no? Mm-hmm. C'è un direttivo, sì, un gruppo che fa abbastanza capo a te, diciamo. No, siamo, è abbastanza, abbiamo detto prima il termine, sì, è comunista, sì, come, sì, cosa. Siamo, sì, una decina di persone che sono quelle che originariamente un paio di anni fa, a gennaio, cioè a gennaio dell'anno scorso, hanno iniziato a beccarsi, e chi magari dando più apporto nell'organizzazione dell'evento, chi dando più apporto guidando la gente quando c'è la necessità, però tutti danno, diciamo, il loro apporto a livello di gestione, non direi direzione, direi gestione, perché è tutto molto genuino, però ovviamente quando ti ritrovi con centinaia di persone e fai eventi è necessario gestire la roba per evitare, certo, insomma, che diventi come minimo un casino. Ed è normale che questa cosa accada a Milano, come sia accaduto a Milano in passato, che accada anche adesso, perché Milano è un po' la città dove risiedono la maggior parte degli artisti, mm-hmm, performing, quelli veri, quelli col contratto, ma dove anche si trovano gli altri che vogliono, che lo cercano. Esatto, che cercano questa cosa. Una cosa, come nel tuo caso, esatto, no? Nato, cresciuto a Trento. Una cosa, aperta e chiusa parentesi su questo, che è molto figa del movimento del muretto, è che nel momento in cui è esploso il movimento del muretto di Milano, è riesploso lo stesso movimento, o esploso nuovamente, in tantissime altre città. Adesso ci sono i muretti, ognuno col proprio nome, di San Benedetto, di Roma, di Napoli, di Bisceglie in Puglia, di Palermo, di Catania, persino in Trentino, a Trento, dove c'era il piccolo luogo dove ci beccavamo, cioè io andavo da piccolo, eravamo in 5-6, adesso altri 10-15 ragazzi giovanissimi hanno ricominciato a beccarsi, tutto sull'esempio del, e questa probabilmente è la cosa più figa, perché ha un po' guidato un ritorno in strada del freestyle e dell'hip hop in generale. Giusto, ma poi infatti quando le belle idee vengono, tra virgolette, copiate o importate e localizzate, è figo. Mm-hmm. Ma anche perché chi viaggia può trovarsi a casa in qualsiasi momento. Sì. Che è una delle cose belle dell'hip hop, no? Dicevi bene, trovarsi in tanta gente che la pensa nella stessa maniera, in linea di massima, è fondamentale nella crescita di qualcosa. Gli anni d'oro del genere, della musica, della cultura hip hop sono nati proprio perché c'erano, proprio perché la gente si parlava, si incontrava e nascevano delle cose. Mm-hmm. L stesso è nato sotto un'egida del genere, per far incontrare le persone, per metterle davanti a le stesse problematiche, per farle incontrare, a volte scontrare, ma sicuramente sì, parlare di algo. Quello è sempre stato per noi del muretto nuovo, diciamo, un esempio da seguire. Ad esempio, noi abbiamo fatto anche durante il nostro primo evento questo talk dove c'erano quattro ospiti. Uno di questi, che era il principale, era DJ Enzo, che lui l'ha creato veramente negli anni 80, e poi c'era, per anni 90, anni 2000 e anni attuali, un ragazzo di ogni generazione. C'era Lance Khan, Trauma e Kuta, che è un ragazzo giovanissimo che sta spaccando tutto adesso, proprio per trasmettere, cioè, questa cosa prima del contest al locale, per decidere il più forte dell'anno, per trasmettere alla gente proprio l'idea che sia una cosa più grande del semplicemente fare freestyle, cioè hip hop. Quanto di questo spirito tu poi porti anche nella scrittura più riservata dei brani? Tanto, nel senso, io ho iniziato prima a fare freestyle e più tardi a fare musica. Io ho iniziato a fare freestyle ormai quasi 15 anni fa, la mia prima battle l'ho fatta nel 2000, il giorno di Natale del 2010, che in Trentino c'è un contest annuale che si fa il giorno di Natale, che si chiama Natale Letale, che è culto in zona. Il primo disco invece, il primo progetto, l'ho fatto nel 2016, quindi insomma è passato un po' di tempo. Diciamo che ho iniziato ad apprezzare subitissimo la musica, la scrittura, la creazione di un mondo altro e tuo, da un certo punto di vista anche a preferirla, perché il controllo sul prima, il durante e il dopo è totale rispetto a quello che vuoi esprimere, al risultato che puoi ottenere. E però il freestyle nella scrittura mia, e non solo nella scrittura ma anche magari nelle esibizioni live, ci sarà sempre, e in maniera positiva, perché comunque quando tu magari vai in studio e stai ascoltando un beat e inizi a fare il mumbling piuttosto che a buttare giù due robette anche per il ritornello melodiche, quella roba è potenziata dal fare freestyle, magari ti danno il beat trap su cui farlo. Essere live, riuscire a recuperare una situa dove si spegne l'impianto, salta il beat o cose del genere, quello viene dal freestyle, dove devi essere sempre pronto a tutto. Quindi c'è tanto, anche perché poi proprio da un punto di vista di narrazione a me piace raccontare questa cosa alla gente. In Italia purtroppo c'è ancora tanto questa visione del freestyler che non è in grado di fare musica, che è sbagliata, anche se, come dire, confortata dal fatto che è ovvio che se tu fai tutte e due le cose hai meno tempo per fare entrambe.
Però mi sento di dire che ci sono pochi esempi di persone che riescono a fare ad alto livello entrambe le cose, e la mia ambizione ovviamente è essere il principale di questi. E quindi per il momento, che sono ancora tanto dentro i due mondi, per quanto magari la preferenza sia per la musica, mi piace rappresentarli entrambi in tutti e due gli aspetti. È una bella riflessione, no? È vero che si era e si stava un po' perdendo questa arte di improvvisazione, però da appannaggio di cose che sono scritte, ma non così tanto profonde, da dire, cioè dedicato del tanto tempo. C'è sempre molta pancia nel rap, ed è giusto che ci sia una parte istintiva della musica. E poi si vede anche nella resa di alcuni artisti sul palco. Sì, cioè chi viene fuori da quel mondo lì. Avere un palcoscenico di piazza tutte le settimane vuol dire fare palestra, no? Che è una delle cose che sembra brutto dire nel mondo della musica, ma per avere grandi risultati bisogna allenarsi molto. Assolutamente, io sono un grande fan dell'idea dell'allenamento. E si sente. Più del talento. E si sente, è l'insistenza, la perseveranza, la maniera, il metodo con cui approcci le cose che ti dà un risultato. Un talento ce l'hanno meno male tutti, chi più o meno sviluppato, però poi con la perfezione si raggiunge attraverso la pratica. Certo. Un piccolo talento molto allenato batte un grande talento non allenato. Questa è la mia posizione. Beh, sono contento che tu l'abbia detto, perché sennò sembra sempre che questa istintività del rap poi tolga profondità, tolga bravura. Dici, ma sì, è una cosa semplice. Ormai è ampiamente dimostrato che. Anzi, ormai è talmente, tra virgolette, facile essere, tra virgolette, bravi, ovvero scrivere in rima e andare a tempo, perché una volta, quando era una cosa di nicchia, e io gli ultimi anni di questo periodo ho avuto la fortuna di viverli, anche perché stavo in Trentino, che era proprio l'ultimo dei posti dove non si avevano informazioni né nulla. Una volta andare a tempo e andare in rima e dire delle cose non era scontato. Invece adesso, fortunatamente, il genere si è espanso così tanto che quella è proprio la base, no? Perché sei continuo bombardato da input, da cose che puoi cercare. Quindi diventa ancora più difficile, frutto di allenamento o comunque impegno nello scrivere, nell'andare in studio di continuo, riuscire a diventare la cosa più difficile, ovvero originali, che poi, come dire, l'originalità è una parola cardine proprio di questa musica e sì, di questa cultura. E direi che nel tuo caso, per una volta, possiamo dire che è anche una ricerca di se stessi, sì, di una propria dimensione artistica e umana. Che ti porta a fare delle cose, a metterti intorno a delle determinate persone, a vivere in un posto, a pensarle in una determinata maniera. Non è soltanto dire ok, c'è un microfono, 100 euro di impianto a casa e scrivo, perché quella è una cosa facilmente raggiungibile. Questo è un discorso che ha una profondità molto diversa e ha a che fare con l'aspetto culturale delle cose. Poi però c'è anche l'aspetto pratico di promuovere la propria musica, e non è semplice, no, per anzi. Niente, perché lì poi è il mare magnum, esatto. Si rischia di dileguarsi tutto. Tu sei sempre stato rilevante da quel punto di vista lì, anche perché inserito in quel network, cioè in quel caso è stata l'unione che ha fatto la forza. Il fatto che su Scrivo Ancora 3 ci siano metà dei performing artist che negli ultimi 6 mesi hanno fatto un disco importante per l'hip hop in Italia, non è una cosa da poco. Come si fa a coltivare quei rapporti umani lì? È una cosa immediata, nel senso che ci si vede, ci si conosce, ci si annusa e si va d'accordo? O è un lavoro di pubbliche relazioni più complesso? Allora, è un po' entrambe le cose, perché cioè, chiaramente alla base, oltre alla stima artistica, che secondo me quella viene nelle collaborazioni ancora prima di tutto, perché se il tuo migliore amico fa rap, ma secondo te fa cagare, fai fatica, no, a collaborare con lui. Quindi prima ovviamente ci sta la stima artistica, che deve essere reciproca. Poi ci sono magari appunto le persone con cui vale di più la prima cosa che hai citato, quindi il rapporto personale, perché le conosci, e quindi quella cosa è molto semplice, diciamo. Per esempio, per fare un esempio rispetto al mio disco, fare il featuring con Bruno Bug, che conosco da anni, che fa parte dello stesso collettivo, è proprio semplice da tutti i punti di vista, no? Poi magari ci sono anche invece rapper o comunque artisti con cui collabori, con cui il rapporto interpersonale è un po' meno, e quindi diciamo che magari nella situazione in cui ti trovi devi anche, come dire, non dico saperti giocare le tue carte, ma sapere quando parlare e quando non parlare, nel senso che, per fare un esempio, il featuring con Jack the Smoker, che è un grande, che saluto, che ha fatto una strofa incredibile, anche lui senza neanche troppo tempo a disposizione, post disco tra l'altro, esatto. Lui fa parte della lista, no, che hai citato, è nato tra l'altro al muretto stesso, perché una sera lui è venuto, noi avevamo già condiviso delle serate, era venuto a suonare una volta a Bolzano, quindi eravamo stati insieme, perché suonava con lui DJ Mess, che mi aveva chiesto di andare, bla bla bla, e quando eravamo qua al muretto abbiamo parlato un po', gliel'ho chiesto di persona, e quindi ho avuto anche l'occasione magari di spiegargli bene le robe, di dirgli guarda questo beat un po' così, c'è sopra Feddini, saluto a sua volta, che è un po'
in piccolo quello che sei tu, nel senso che per me Giovane Feddini è il più forte a fare la roba attualmente, che tu sei più forte a fare in assoluto nella vita, che è questa cosa delle doppie rime, della punchline molto americana. E quindi poi magari potergli spiegare così il brano ha fatto sì che lui fosse curiosito di andarselo a sentire e dire minchia ci sta, facciamolo. Se gli avessi scritto su Instagram il giorno dopo averlo beccato a Bolzano grazie a Simo dicendogli bro facciamo il featuring, sei un grande, ti voglio bene, probabilmente non so, forse sarebbe successo lo stesso, però la risposta poteva anche essere diversa. Quindi non direi che bisogna fare, come dire, Game of Thrones e pensare quando, eccetera. Però comunque ricordarsi, per chi ha l'ambizione di farlo, che anche questo qui è un lavoro, e magari chiedere il featuring ad un artista, se c'è quella stima artistica e un minimo di conoscenza di fondo, in certi aspetti non è tanto diverso dal chiudere un contratto con un'azienda che vende una macchina strafiga e tu da concessionario vuoi quella, però devi essere un concessionario figo, splendente e mettere nel quale quella macchina per l'azienda che contatti è un vantaggio. Certo. E quindi siate il concessionario più figo che possiate. E poi c'è anche una questione di network. Hai citato DJMS che da buon label manager certe cose può metterci le mani sopra. Può oliarle, certo, e questa cosa qua è importantissima. Assolutamente. Anche perché poi leva all'artista del, cioè in un mondo ideale l'artista, ma ormai lo puoi fare solo se non te ne frega un cazzo oppure se sei il top, in un mondo ideale l'artista fa solo la musica, no? Poi a me piace tanto tutto il contorno, anche i social network eccetera, però ecco, ad esempio sentire persone, gestire cose, quella è una delle parti un po' più anche magari meno artistiche, più fastidiose, certo. No? E avere una persona gasata, che peraltro non è soltanto uno che si occupa di quello, ma che capisce tutto, perché comunque Simo ha fatto le sue cose, viene da un determinato tipo di ambiente, sì, a sua volta, è importante. E quindi sono molto grato di questo. Scrivi ancora 4? Voglio fare l'album adesso. Ok, bene. Perché prima tu hai detto appunto che è concepito come un disco, scrivo ancora, e praticamente sì, perché i beat sono ufficiali, bla bla bla, ma la sostanziale differenza ormai che do io è che il mixtape è un disco non concettualizzato, quindi un insieme di, certo, brani, di featuring, e invece io sono, per quanto riguarda gli album ufficiali, sempre stato un grande fan delle cose mega concettuali, degli asciughi. Certo. Questi giorni sto guardando una marea di interviste proprio perché voglio entrare in quel mood e di approfondimenti, ad esempio sui dischi di Kendrick, che da quel punto di vista lì è proprio un master. E quindi adesso vorrei, dopo aver fatto, io ho fatto 3 album ufficiali, ma l'ultimo è uscito ormai 3 anni fa, e soltanto il primo di questi 3 per vari motivi era molto concept col titolo che rimandava un'idea, che gli altri 2 sono stati un po' più milanesi, diciamo. Okay. Invece adesso la formula che voglio dare è scrivo ancora il mixtape, che poi è un disco ma però è non concettualizzato, diciamo, e il disco invece ha un'idea di fondo. Non l'ho ancora trovata, non so ancora cosa farò, però come vibe, come mood attuale, so che voglio fare il disco e poi ovviamente arriverà, scrivo ancora 4 dopo. Okay. Voglio arrivare almeno fino a 10. Perfetto. E poi vediamo quanto ci quindi mettiamo. Non un trittico, ma 10 pezzi. Esatto, una decina. Mamma mia. E non una decima. Questo è mai sia. Tra l'altro, bello il rapporto letterario, no? Perché come il mixtape è una raccolta di racconti. Mm-hmm. Ognuno è autoconcluso, ha una storia a sé. Esatto. I protagonisti diversi stanno nello stesso contenuto. Hanno i suoi punti in comune. Però sono separati. Sì. Il disco è un romanzo con, sì, i suoi capitoli, la sua storia in generale, il suo background, la sua possibilità di essere riampliato. Per cui è assolutamente un altro discorso, sì. Non sempre gli utenti capiscono questa cosa. No. Anche perché molto spesso i fautori non la fanno capire. Non la fanno capire. E ormai i dischi, diciamo, concept sono molto molto rari. Per questo, ad esempio, una lancia va assolutamente spezzata per Marra quando ha fatto Persona nel 2019, un periodo in cui ormai non ce n'erano quasi più, e infatti io apprezzai tantissimo, e quello sicuramente, nonostante io ascolto quasi solo rap americano, per l'Italia è un grande esempio, perché comunque non era scontato, lo fece, spaccò poi tutto, perché poi il trick ovviamente è riuscire a fare un album concept dove, se vuoi, ti posso asciugare parlandoti del motivo, il quadro e le canzoni, ma in realtà se non vuoi essere asciugato ci sono dentro 15 tracce bomba e tutti i casi con quelle. Quindi riuscire a fare entrambe le cose ovviamente è il massimo risultato ottenibile, e sarà il mio obiettivo per l'album in futuro. E allora in bocca al lupo. Grazie mille. Ci vediamo con il disco. Assolutamente. Grazie a Elle, è stato un piacere. Big up, buona continuazione.